studenti protagonisti fra le onde del mare all'area marina protetta di Isola di Capo Rizzuto, in un ampio progetto che li ha visti protagonisti. Frequentano la classe terza D dell'indirizzo Aureus del liceo classico Pitagora, sotto l'egida della professoressa Francesca Greco, nell'ambito del progetto appena concluso Un mare di cultura, del programma Io sono ambiente, del Ministero ambientale e della sicurezza energetica. È stato suddiviso in diversi moduli, diciamo, dove c'è una parte di studio attraverso delle lezioni frontali che sono state elaborate e svolte in ambienti un po' particolari. E facciamo l'esempio del gommone di fronte alle coste e quindi di fronte all'area di Capocolonna, oppure a Punta Scifo, e questo perché i ragazzi dovevano appunto svolgere delle attività tipo lo snorkeling, che gli dà la possibilità di guardare che cosa, appunto, le rovine e i reperti custodite nel fondo marino. Ritorno al concetto di educazione alla sostenibilità, perché in questo diciamo concetto noi possiamo racchiudere che cosa? L'economia, possiamo racchiudere la cultura, la storia di un territorio che in questo caso noi abbiamo ricercato e proposto l'area marina protetta Capo Rizzuto. Questo perché? Perché proprio all'interno di questa area noi abbiamo ciò che serviva a loro, ovvero le esperienze appunto in mare, quindi guardare ciò che c'era nel fondo marino, e questo lo abbiamo fatto pure attraverso il battello a fondo trasparente. Poi abbiamo visto dei reperti, dei carichi di imbarcazioni nel fondo marino, e poi ci siamo focalizzati anche sulla parte dell'ecosistema marino, con delle lezioni focalizzate sulla Posidonia e sulla caretta. In questo ci hanno aiutato degli esperti esterni, abbiamo avuto la collaborazione del WWF e abbiamo effettuato una lezione proprio sulla battigia di Punta Scifo. E inoltre c'è stata una nostra docente che ha sviluppato delle lezioni proprio sull'imbarcazione che ci ha accompagnato nel visionare tutta la costa. Il progetto è iniziato l'11 settembre, termina oggi una prima parte che è quella appunto di studio e di divulgazione attraverso i social, nel caso specifico attraverso Instagram, di quelli che sono i contenuti che i ragazzi hanno elaborato durante questa settimana. In realtà il progetto prevede anche un contest, quindi non è solo una parte di studio, bensì anche una parte ludica, ma una parte ludica che ha dietro dei contenuti. Infatti i ragazzi hanno elaborato dei work project, insomma degli elaborati, diversi, che come oggetto hanno appunto la loro esperienza. Dico diversi perché si parte dall'elaborazione manuale, quindi quella di due fumetti, a quella un po' più diciamo elevata e imprenditoriale, perché hanno sviluppato un'app rivolta proprio all'area marina protetta, e inoltre ci sono dei ragazzi che hanno elaborato una sorta di gioco, una gamification, un escape room che è dedicata appunto ai loro coetanei, e quindi sono sopravvissuti tutti, anzi sono riusciti pure ad evadere da questo e a liberarsi di alcune situazioni hanno creato giustamente loro all'interno dell'area marina. Questo esperimento è durato 8 giorni pieni appunto nell'area marina protetta Capo Rizzuto, è stata sicuramente un'esperienza nuova che rifarei assolutamente. Abbiamo unito diversi aspetti, quindi l'aspetto ludico, quindi siamo stati insieme tutti noi compagni di classe, ma abbiamo imparato molto proprio per quanto riguarda il nostro territorio. Abbiamo fatto diverse educazioni sull'ambiente e su come valorizzare ciò che abbiamo, perché abbiamo delle notevoli potenzialità da non sottovalutare.